Buongiorno Chiara, sì, qui alle mie spalle lo Stadio Angelo Massimino, come dicevi bene tu, è in corso una riunione, un tavolo di lavoro nella direzione, la sede della direzione dell'assessorato allo sport di Catania tra alcuni componenti dei legali del calcio Catania e il comune Etneo. È arrivata l'assessore allo sport Valentina Scialfa, l'abbiamo intercettata, rilascerà dichiarazioni soltanto dopo la riunione che è iniziata con qualche minuto di ritardo rispetto alle 10:30 previste da circa poco più di una mezz'ora. È arrivato anche l'amministratore delegato Pietro Lomonaco, anche lui rilascerà dopo delle dichiarazioni. Stiamo proprio aspettando che possano esserci dei segnali positivi, se lo augurano i tifosi, per quanto riguarda la querela dello stadio che ricordiamo riguarda il famoso documento sull'affidamento dello stadio Angelo Massimino al Catania alla vigilia della gara contro il Monopoli, valida per il turno infrasettimanale di Serie C. Dalle prime informazioni e sensazioni che stiamo raccogliendo qui dal Massimino, Chiara, i toni sono più distesi e si respira anche una certa distensione per quanto riguarda la questione stadio, quindi sapremo di più soltanto una volta conclusa la riunione. E dunque, per adesso, queste sono le informazioni in nostro possesso, Chiara. Grazie Giovanni, allora richiedici immediatamente la linea quando vedrai uscire l'assessore Scialfa o Pietro. Sì Chiara, siamo ancora qui al Massimino, lì alle mie spalle, allo stadio Angelo Massimino, precisamente gli uffici della direzione dell'assessorato allo sport. In questo momento è in atto una riunione, un tavolo di lavoro tra il calcio Catania e il comune. È presente l'assessore allo sport Valentina Scialfa, che abbiamo intercettato ma non ha voluto al momento rilasciare delle dichiarazioni, ma è presente anche l'amministratore delegato Pietro Lomonaco, che ricordiamo è presente oggi per questo tavolo di lavoro che proverà a cercare di dare un chiarimento per quanto riguarda la vicenda stadio, ma questo pomeriggio avrà un altro incontro altrettanto importante col primo cittadino di Catania, Enzo Bianco, per risolvere la querela stadio Massimino. Splende il sole qui al Massimino, teatro tra l'altro della partita che domani vedrà il Catania impegnato contro il Monopoli per il turno infrasettimanale di campionato. Possiamo, come abbiamo prima detto Chiara, dare le prime impressioni, che sono assolutamente positive. Adesso attendiamo che l'incontro possa concludersi per avere delle prime battute, dichiarazioni ufficiali dei protagonisti, ma già un primo dialogo c'è in questo momento. Dunque siamo curiosi di sapere quelle che saranno le prime dichiarazioni ufficiali e dunque le sensazioni qui dallo stadio Massimino. Al momento qui è tutto. Grazie Giovanni D'Antoni.